sorprese emozionanti. Facciamo che lo specchio è una porta su una realtà distorta. Vieni con me, insetti, chiacchieroni, un mondo di emozioni. Facciamo che. Ciao a tutti, bambini e bambine. Sapete chi sono io? No! Io sono lo Stregatto e oggi sono qui per raccontarvi una storia. La storia parla di Alice. Alice è una bambina, proprio come tutti voi. È una bambina vivace, allegra e sempre in cerca di nuove avventure. Ma senza perderci ulteriormente in chiacchiere, andiamo a vedere che cosa combinerà quest'oggi. Ehi, cattivone, avrei dovuto insegnarti le buone maniere. Tra tutti i gattini sei sempre stato più vivace, così sveglio che sapresti persino giocare a scacchi. Oh, io lo so che sai giocare a scacchi, mio caro Ginger, perché prima, mentre giocavamo, ci guardavi come se avessi capito tutto. Giochiamo, facciamo finta che, Ginger. Facciamo finta che tu sia un pennarello. Bimbi, fatelo anche voi. Facciamo finta che tu sia un lampione. Facciamoli insieme. Meo. Ginger, facciamo finta che tu sia la regina rossa. Se ti mettessi seduto a braccio concerto saresti proprio perfetto. Meo. Dai, Ginger, impegnati di più o dovrò mandarti dall'altra parte dello specchio. Di là c'è una stanza uguale al nostro salotto, ma tutto al contrario. Oh, quanto vorrei vedere cosa c'è dall'altra parte. Facciamo finta che esista un modo per andare dall'altra parte dello specchio. Facciamo finta che il vetro stia diventando come nebbia. Oh, guarda, sta diventando una specie di brina. Ecco qua. Come al solito, Alice si è cacciata in una delle sue solite avventure. Cioè, avete visto? È entrata in questo specchio qua e adesso è in un mondo dove tutto è al contrario. Oh, ci sono dei pezzi agli scacchi e sono persino animati. Ma perché non mi notano neanche? Forse sono invisibile. Questo gioco comincia a stancarmi e questa stanza inizia a starmi stretta. Se non mi sbrigo dovrò tornare dall'altra parte dello specchio prima di aver visto cosa c'è qua fuori. Vediamo cosa c'è qua fuori. Oh, una collina normalissima. Dei fiori, che belli. Vediamo cosa c'è dall'altra parte della collina. Ecco, dietro questa curva dovrei essere arrivata. Ma che è da 10 minuti che cammino nella direzione giusta e la collina è ancora lontanissima. Oh, quanto vorrei che questo giglio tigrato potesse parlare. Ma certo che posso parlare, ma parlo solamente con qualcuno con cui ne vale la pena. Quindi tutti i fiori possono parlare. Come ti chiami? Sono Alice. Qual è il tuo colore preferito? L'azzurro. Quanti anni hai? 6.
Comunque sei proprio un bruttissimo fiore. Anzi, per me non sei proprio un fiore. Ma nel giardino c'è un altro fiore strano come te che salta di qua e di là. Quindi qua vicino c'è una bambina proprio come me. Sì, è davvero sgraziata e con i petali rossi all'insù come una dahlia, non buttati di qua e di là proprio come te. Ma tranquilla, non è colpa tua. Si vede che sta iniziando ad appassire. Wow, la regina rossa è diventata una persona in carne ed ossa. Non ce la farò mai a muovermi da questo posto. Alice, ricorda dove ti trovi. Ah, giusto, se siamo dall'altra parte dello specchio. Le cose funzionano al contrario del mondo normale. Quindi per avvicinarmi alla regina dovrò andare dalla parte opposta. Ehi, e tu chi sei? Parlami guardando dritto negli occhi. Ma prima fammi un inchino. Sono Alice e voglio andare in cima a quella collina. Ti accompagno. Alice e la regina camminarono in lungo e largo, tra sentieri e montagne, e alla fine giunsero in una grande campagna, una campagna desolata, quasi a forma di scacchiera, in cui vi erano ruscelli che l'attraversavano, abitazioni e pieno di foreste e dei paesaggi magnifici e fatati. Oh, una scacchiera! Quanto vorrei essere anche una regina! Vuoi prendere parte al gioco? Presto fatto! Ma non puoi fare la regina così dal nulla senza aver mai giocato prima. Ecco, farai per noi la regina bianca. E come faccio a diventare regina? Semplice, giocando. Ora ci troviamo sulla seconda casella. Quando sarai arrivata all'ottava casella, anche tu sarai regina. Wow, sono un pedone, sono parte del gioco. Beh, dovrò darmi da fare se voglio diventare regina. D'altronde, per essere regina bisogna prima imparare ad essere un pedone. Allora, bambini, vi è piaciuta la storia? Sì, ma è finita. Purtroppo sì, il tempo è concluso. Ma tranquilli, tranquilli, vi aspetto la prossima settimana per continuare l'avventura. Dragone!